Siamo con Roberto Chevalier alla 23esima edizione di Voci nell'Ombra per il film Top Gun Maverick. Bentornato a Voci nell'Ombra. E bentrovati amici miei, per me ogni volta che vengo è una festa. Innanzitutto è un onore, anche solo essere, come dicono oggi, nominato, avere la nomination. Ma indipendentemente dal premio, essere qui è veramente un piacere, un onore, perché non solo per l'importanza della manifestazione, ma perché per l'affetto che ho per Tiziana e per tutti i componenti di questa meravigliosa equipe. Questo premio è stato il primo a tirar fuori i doppiatori dall'ombra. È il più antico festival, io sono stato premiato tante volte, ma ripeto, al di là di questo è proprio il significato, il legame profondo, anche che c'era con Bruno Astori, con Fava, insomma è una festa. Questo è un lavoro artigianale che sta diventando un po' industriale, ma come tutte le cose va fatto in presenza, cioè non esiste che si insegni o si impari il doppiaggio se non in presenza. Quindi il doppiaggio ben fatto richiede sacrificio, richiede buona recitazione, richiede buona tecnica, richiede buoni maestri, perché oggi non c'è più modo di imparare come è successo a noi, che imparavamo in sala avendo bravi direttori di doppiaggio, bravi attori a fianco. Adesso si doppia tutti in colonna separata, non c'è più tempo per insegnare perché i programmi sono molto pieni, quindi o sai fare o sai fare. È un mestiere serio, un mestiere che va studiato, un mestiere che va imparato con buone basi, con buoni maestri, e ci vuole tanta pazienza, tanta umiltà, tanto cervello, tanta empatia e tanta carica emozionale, e poi saper recitare, saper parlare bene in italiano, insomma. È una strada lunga. Ma qual è stata quest'anno la fatica più grossa? Arrivare qui. No, scherzo. Quest'anno, guarda, ne ho fatte tante di fatiche quest'anno, perché ho doppiato dei film importanti con Andy Garcia, anche delle serie con Greg Kinnear. Tom Cruise Maverick l'avevamo fatto l'anno scorso, fine anno. Poi ho fatto Notizie dal mondo, Tom Hanks. Ho diretto tante serie, tanti film, diretto Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, un film molto profondo, molto difficile. Poi ho diretto una serie bellissima per Netflix, Le Papillon Noir, altre 3-4 serie per Netflix, per Amazon, insomma film per Amazon, film per Netflix, insomma c'è tanta roba da fare, e ho fatto tanto e continuo a fare, perché la mia professione la amo, mi dà gioia, ancora ce la faccio, ancora mi riesce. Talmente tanta la carne al fuoco che adesso, per esempio, sto dirigendo un film molto bello, che è un film della Eagle, che è tratto da una storia vera, si chiama Women Talking, sulla violenza subita dalle donne in una comunità religiosa molto particolare. È un film tostissimo, lo finisco domani, pensa, rientro a Roma per finirlo, e uscirà credo a gennaio. È un film bello, pieno di significati, recitato molto bene, molto impegnativo. Poi è stato molto impegnativo quella serie che ti dicevo, Le Papillon Noir, su Netflix. È un giallo sconvolgente, con dei colpi di scena incredibili, che io, che ne ho viste di tutti i colori, quando l'ho visto la prima volta sono rimasto un po' colpito. Poi sai che c'è? È che quando fai tanta roba devi necessariamente, tanta roba, tanto lavoro, devi necessariamente incasellare, poi come si fa col computer, no? Ridurre a icona, perché sennò non c'entra l'altro, per cui alcune cose non le ricordo, ma sono state comunque belle, importanti e significative. Tanti ruoli, diciamo che sono multitasking, come si dice oggi. Ma qual è il personaggio, non l'attore, ma il personaggio al quale sei più legato? I personaggi sono tre. Allora, uno, due sono quelli che ho preso il nastro d'argento, e che sono Talk Radio di Oliver Stone, Eric Bogosian l'attore, e Magnolia Tom Cruise. E poi il premio che ho preso qui a Voci nell'Ombra, che è stato tostissimo, Truman Capote a sangue freddo, Philip Seymour Hoffman.
Queste, diciamo, sono le cose che... E poi c'è nato il 4 luglio, insomma, ce ne sono tanti altri di cose significative, però diciamo che sono i 3-4 più significativi per me. Beh, quello di Magnolia me le ricordo, ma è pieno di parolacce, quindi non è il caso di dirlo. Tra tanti mi sono divertito come un pazzo. Diciamo quello di Philip Seymour Hoffman, adesso non mi ricordo esattamente le battute, ma era tipo... ti prego, raccontami la tua storia. Devo sapere, sto scrivendo questo libro, non so ancora come si chiama, ma sarà senz'altro vero. Più o meno, eh? Adesso ho cercato di rifare un po' la voce com'era del personaggio, ma ricordando qualche parola, ma sicuramente non era così. Però, insomma, la strada è quella. Era stata una prova veramente, veramente tosta. Difficile, sì, perché non trovavano la voce giusta e poi tutto il contrario, sia vocalmente che interpretazione, che ho sempre fatto. E Filippo Ottoni ha avuto questa intuizione, io ho fatto il provino, l'ho vinto e poi è stato particolarmente difficile farlo. Tieni presente, hai sentito adesso la voce come l'ho accennata? Era anche, adesso l'ho timbrata un po' di più perché qua c'è il rimbombo, ma era molto più sottile come emissione, era molto più di testa. Tieni presente che Philip Seymour Hoffman aveva la voce molto più cavernosa della mia, per cui pensa allo sforzo che ha fatto lui, solo che lui ha avuto mesi per studiarsi e prepararsi il personaggio, io ho avuto minuti. Ringraziamo Roberto Chevalier alla 23esima edizione di Voci nell'Ombra, è stato un onore, ci vedremo questa sera alla festa e in bocca al lupo per tutto. Grazie, soprattutto io ringrazio, a parte te, ringrazio il pubblico che ci ama, che ci segue, che segue e ama questa manifestazione, perché ricordatevelo, Voci nell'Ombra è una perla, non scordatevela mai. 23 anni di emozioni, 23 anni di storia, 23 anni di premi, 23 anni tutti da ascoltare. Voci nell'Ombra.